Andiamo avanti, lo facciamo raccontandovi una storia che ci dice molto sui nostri tempi, ma anche su questi tempi di coronavirus, su come forse non tutti riescano a mantenere il senso di calma e di responsabilità. Siamo a Ceccano, la vedo collegata, allora saluto e ringrazio intanto Enza Staccone. Buonasera e bentrovata. Buonasera, grazie. Mi corregga d'ora in poi se sbaglio, lei è titolare di un salone parrucchiera da diverso tempo nel, certo, nel suo comune. E mi corregga ancora, il 28 marzo lei ha scoperto di aver contratto il coronavirus. Di lì in poi che è successo? Allora, io non ho scoperto il 28 marzo, ma un paio di giorni prima. Il 28 marzo, mentre mi trovavo ricoverata in una clinica di Roma, praticamente è esplosa una forma di gogna mediatica totalmente gratuita e fondata su delle calunnie, su delle cose totalmente inventate. E le leggo anche, guardi, le parole, il testo di questi messaggi. Sì, la interrompo perché ricordiamo che qualsiasi cosa stiamo dicendo è, volendo, riscontrabile, insomma, attraverso screenshot e, insomma, con prove documentali. Assolutamente sì, è tutto documentato. Dicevo, questo messaggio ha incominciato a girare in modo esplosivo su decine di gruppi, uscendo addirittura dalla nostra provincia. Diceva testualmente: buongiorno a tutti, scrivo per fare una comunicazione molto seria. Ahimè, hanno ricoverato a Roma al Columbus, cosa oltretutto non vera, una persona di Ceccano e le è stata transennata anche la casa, pensate. Questa persona lavorava e faceva i capelli con la febbre. Se qualcuno di voi è entrato in contatto con Enza Staccone, quindi nome e cognome, la parrucchiera di fronte alla pasticceria, non dico il nome della pasticceria, ma hanno indicato anche il mio indirizzo, avvisi subito la ASL per il tampone. Allora, questa cosa... Questo è un messaggio che ha cominciato, chiedo scusa Enza, a girare su le chat, i WhatsApp, insomma, che tutti conosciamo, di cui tutti facciamo parte, in maniera esponenziale, quindi si è amplificato, diciamo, questo messaggio che non risponde a verità. Assolutamente no, altrimenti non sarei qui, non mi sarei esposta in questo caso. Quindi addirittura poi c'erano persone sempre da screenshot che si battevano il petto insistendo sul fatto che loro sapevano da fonti sicure che io avrei lavorato addirittura dopo il decreto con la febbre, pensi. E al di là di questo, il motivo per cui io sono qui e ringrazio molto questa emittente per avermi ospitato è di sensibilizzare le persone su quanto possa essere, usando un gioco di parole, di quanto possa pesare la leggerezza. Perché mettere un dito e inviare un messaggio su una chat può rovinare la vita di una persona. Nel mio caso sono stata fortunata perché trovandomi in un paese, diciamo, è un'arma a doppio taglio, perché ci si conosce. Ma nel mio caso le persone conoscevano, le mie clienti conoscevano la mia correttezza, per cui questo messaggio è stato forse interpretato come vero, ripeto, da coloro che non mi conoscevano. Le chiedo una cosa, Enza, chiedo scusa, abbiamo veramente poco tempo. Sì. Una fake news cosiddetta può essere devastante anche quando viene diffusa sui cosiddetti potenti. Immaginiamo che conseguenza possa avere sulle vite di una persona normale. Le chiedo se dal punto di vista professionale, anche rispetto a quanto diceva dopo le riaperture, insomma, dopo un lento tentativo di ritorno alla normalità, che conseguenze ha avuto e le chiedo che lezione ha imparato da tutto questo. Allora, questa cosa ha avuto addirittura una conseguenza sulla mia salute, perché io da quel giorno ho cominciato ad avere problemi di ipertensione perché ci sono rimasta malissimo. Sul lavoro stiamo ancora verificando, ma non credo, perché come dicevo, le mie clienti mi conoscono. Aggiungo una cosa velocissima. Prego. Immaginate di stare in un ospedale, di avere la famiglia lontana e preoccuparsi che succeda la stessa cosa anche a loro e vedere in TV in ospedale i camion carichi di bare e poi sentirsi calpestare gratuitamente in questo modo. Quindi ecco, mi rivolgo a tutti, davvero contate fino a 10 prima di fare queste cose alle persone.
Grazie. Io credo, insomma, il miglior augurio che possiamo rivolgerle è quello di salute e di normalità in questo Grazie. Momento. E intanto la ringraziamo ovviamente per averci raccontato questa storia, averci testimoniato questa sua vicenda. Grazie, Enza, grazie, buon lavoro. Un caro saluto. Grazie, buonasera.